rappresentare le lavoratrici e i lavoratori e contrattare con loro le migliori condizioni di lavoro, sicurezza e reddito. Su questo si fonda l'esistenza del sindacato confederale. Su questa base la CGIL ha voluto e sottoscritto il testo unico in materia di democrazia e rappresentanza, anche per superare la lunga fase di accordi separati. Diritto di scegliersi e di iscriversi al sindacato, diritto al contratto nazionale di lavoro, diritto alla contrattazione integrativa e sociale, diritto per tutti i lavoratori di votare gli accordi, diritto di votare i propri delegati. Tutto questo adesso è possibile grazie al testo unico. Il sindacato si misura con le sfide, vecchie e nuove, dando valore a iscritte e iscritti e ai voti che raccoglie con il voto per le RSU. Sono questi gli unici parametri che determinano da oggi la reale rappresentanza del sindacato. Con queste regole riparte la democrazia nei luoghi di lavoro e si dà forza e ruolo alla contrattazione, che deve essere sempre più inclusiva e rappresentativa anche per chi oggi ne è escluso.